Il pianeta è diviso in due emisferi diversi, per ricchezza e per opportunità. Bisogna fare in modo che tutti abbiano la stessa istruzione, una crescita economica e soprattutto una maggiore libertà di diritto. Il mondo, anche se unico, è di fatto diviso in due parti. Il nord è più ricco e il sud è più povero. Il sud è pervaso da grandi dolori. Vorremmo meno disparità e più gioia per tutti. La povertà nell'emisfero sud aumenta la disparità occupazionale tra uomo e donna. Le opportunità di lavoro dovrebbero essere una libera scelta. Purtroppo nel mondo esiste un alto tasso di disoccupazione. Il lavoro può portare al benessere economico e psicofisico. Il lavoro è un valore e tutti dovrebbero poter scegliere. La povertà va sconfitta attraverso un impegno comune. In alcuni paesi del mondo la gente muore perché il sistema sanitario è molto carente. Vorremmo che i medicinali fossero distribuiti in quantità eque anche nei paesi più poveri. Il nostro bel paese è diviso in due parti, il nord più ricco e il sud più povero. Speriamo che un giorno, mettendo insieme le nostre forze, l'Italia sarà veramente unita. La ricchezza non è distribuita in un modo equo, infatti ci sono persone molto ricche e persone molto povere. La ridistribuzione delle ricchezze dovrebbe essere un obiettivo mondiale. In molti paesi del sud del mondo è presente un'alta mortalità infantile, causata anche dalla mancanza di cibo. Nel nord del mondo invece i bambini possono soffrire di una corretta alimentazione e istruzione, per questo la percentuale della mortalità infantile è minima. Le guerre creano disparità. Vogliamo la pace per costruire un mondo migliore. Tutti uniti e tutti uniti.